È stato accolto da oltre 1000 seguaci all'aeroporto di Belgrado, Vojislav Šešelj, l'ultranazionalista serbo rilasciato provvisoriamente dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Šešelj, malato di cancro, può curarsi in Serbia, a condizione che non contatti i testimoni del suo processo all'Aia e che si presenti davanti ai giudici nel caso lo chiedano. Dal balcone del Partito Radicale ha accusato di tradimento il presidente e il primo ministro serbi, suoi ex collaboratori. Dicono che è una decisione temporanea, ma questa per me sarà provvisoria fino a quando toglieremo il potere al presidente Tomislav Nikolic e al primo ministro Aleksandar Vučić. Il ritorno di Šešelj in Serbia, dopo quasi 12 anni all'Aia, dove è accusato di crimini di guerra contro l'umanità, ha suscitato indignazione in Croazia e in Bosnia, dove varie associazioni di vittime della guerra del 92-95 definiscono la decisione vergognosa.